Ciao bambini! Oggi vi racconto una bellissima storia. È la storia di una lumachina e della sua casa. Una numerosa famiglia di lumache viveva su un cavolo splendido e saporito. Camminavano lentamente da foglia a foglia, con la casa sulle spalle, in cerca di teneri germogli da rosicchiare. Un giorno una piccola lumaca disse a suo padre: "Quando sarò grande, voglio avere la casa più grande del mondo." "Quello che dici è molto sciocco," le rispose suo padre, che era la lumaca più saggia del gruppo. "Certe cose sono meglio piccole," e raccontò questa storia. C'era una volta una piccola lumaca che un giorno, proprio come te, disse a suo padre: "Quando sarò grande, voglio avere la casa più grande del mondo." "Certe cose sono meglio piccole," le rispose suo padre. "Fai sempre in modo che la tua casa sia piccola e leggera da portare." Ma la lumachina non volle dargli ascolto e, nascosta all'ombra di una grande foglia, cominciò a torcersi e a stirarsi da una parte all'altra, fino a che non riuscì a scoprire come far crescere la propria casa. È coperta. E così la casa cominciò a crescere e a crescere, e tutte le lumache del cavolo dicevano: "Tu hai certamente la casa più grande del mondo." La piccola lumaca continuò a spingere e a sforzarsi fino a che la sua casa fu grande come un melone. Quindi, con rapidi movimenti della coda a destra e a sinistra, imparò a far crescere delle grandi cupole appuntite. E non ancora contenta, schiacciando e spingendo con tutte le sue forze, riuscì perfino ad aggiungervi vivaci colori e magnifici disegni. Ora la lumaca era proprio sicura di avere la più grande e la più bella casa del mondo. Ne era orgogliosa e felice. Un giorno uno sciame di farfalle passò di lì volando. "Guardate!" disse una di loro, "una cattedrale!" "No!" disse un'altra, "è un grande circo!" E non sospettarono neppure che quella che vedevano era la casa di una lumaca. Una famiglia di rane in viaggio verso uno stagno lontano si fermò attonita e stupita. "Crack! Non avevamo mai visto!" raccontarono più tardi a dei cugini, "qualcosa di tanto sorprendente. Una piccola lumaca qualunque con una casa grande come una torta di gelato." Un giorno le lumache finirono di mangiare tutte le foglie del cavolo. Non rimasero che pochi gambi nodosi e decisero così di trasferirsi su un altro cavolo. Ma, ahimè, la piccola lumaca non poteva più muoversi. La sua casa era ormai troppo pesante. Fu lasciata indietro e abbandonata a se stessa. E poiché non c'era più niente da mangiare, la piccola lumaca lentamente deperì e scomparve. Non rimase altro che la grande casa. Ma anch'essa a poco si sgretolò e non restò più nulla. Questa era la fine della storia. La piccola lumaca aveva gli occhi pieni di lacrime. Poi si ricordò della propria casa. "Io la terrò sempre piccola," pensò con decisione, "e quando sarò grande andrò dove mi piacerà." E così un giorno andò a vedere il mondo. Alcune foglie ondeggiavano lievi nella brezza e altre pendevano pesantemente al suolo. Dove la scura terra si fendeva, dei cristalli brillavano nel primo sole. C'erano rossi funghi punteggiati di bianco e alti steli i cui piccoli fiori sembravano salutare da lontano. C'era una pigna che riposava nell'ombra merlettata delle felci e sassi, torri
tondi e levigati come uova di tortora in un nido di sabbia. Dei licheni erano stretti alle rocce e altri alla corteccia degli alberi. I teneri germogli erano dolci e freschi nella rugiada del mattino. La piccola lumaca era molto, molto felice. Le stagioni vennero e mutarono, ma la lumaca non dimenticò mai la storia che suo padre le aveva raccontato. E quando qualcuno le chiedeva «Come mai è una casa così piccola?», lei raccontava la storia della casa più grande del mondo. Le Olionni, la casa più grande del mondo.